dati che ho su questo manicomio. Il primo interesse privato è che 70 anni fa qui si è curato un mio familiare qualificabile come scemo di guerra. Voi sapete che c'è una categoria di servitori della patria che partirono per le guerre. Nel caso del mio parente, mio nonno, segretario comunale, fece servizio in Russia. Nel 1941 venne ricoverato in un vagone ferroviario sanitario, gravemente malato. Aveva i polmoni completamente logorati da una campagna di guerra. Quando lo riportarono a casa, anziché curarlo, lo ricoverarono in un manicomio. Lui ed altre migliaia di persone. Una concittadina brava, competente di Teramo, una studiosa della facoltà di scienze politiche, diede luogo, alla luce di queste esperienze di sofferenza umana e di servizio alla collettività, Anna Carla Valeriano, allieva di Guido Krains, di quella grande stagione dell'Università di Teramo con Luciano Russi rettore, e destino che i Luciano abbiano aiutato le università e l'Università di Teramo. Parlo di Luciano Russi allora e di Luciano D'Amico dopo, che dovremmo salutare sapendo tutto quello che hanno donato a questa città e a questa regione. Anna Carla Valeriano si mise a ricostruire il ruolo economico, sociale, istituzionale, sanitario di questo che non era soltanto una muraglia con delle persone che facevano opere di salute, era un vero e proprio giacimento, era la più grande azienda dell'Ottocento dal punto di vista della capacità di cura, di premura. Anna Carla Valeriano poi ha scritto per case editrici di rilievo il ruolo che i manicomi hanno avuto in Italia. Quando abbiamo governato la regione, alla luce delle sollecitazioni arrivate dai mondi delle competenze, dall'università, da quella ricerca di Anna Carla Valeriano, noi collocammo 35 milioni di euro per fare in modo che il manicomio si togliesse dall'essere un cumulo di storia di mattoni vinti dalla polvere, dal rischio di abbandono e di caduta, e lo rendemmo un dossier dei fondi FSC e del famoso Master Plan. Vedete, io non mi meraviglio che l'università abbia avuto sofferenza organizzativa, ma mi meraviglio che la regione, dopo quella regione che ha finanziato, abbia completamente dimenticato che tra i suoi compiti ha l'assistenza tecnica e amministrativa. Non ci può essere il disinteresse come cifra di una regione. Un disinteresse che poi ha generato anche la revoca dei finanziamenti. Come si fa a non rilevare che in questo luogo, che in questo suolo, in questa città, questa straordinaria presenza racconta appartenenza, identità, storia sociale? A Piombino, in Toscana, i luoghi dove ci sono stati questi livelli di servizi e di cura entrano nella storia culturale della regione. Addirittura c'è il patrimonio di domande di salute che sono arrivate a questa o quella realtà istituzionale. Vedete, io ho anche immaginato di far dire una messa per rompere il disinteresse. Come si fa ad avere in odio, in antipatia, una dotazione finanziaria che prende a bersaglio non le collane, i braccialetti che in 11 mesi il Consiglio regionale ha regalato a tutti? Voi le avete avute queste collane, 3.000, 4.000 euro a testa, associazioni, privati cittadini, cercatori di agio, di gozzoviglie, di comodità, anziché destinare le risorse alle dazioni per corrompere il giudizio elettorale prevalentemente di preferenza dei singoli consiglieri regionali che hanno voluto certificare che c'erano prima e ci vogliono tornare dopo. Noi le risorse le abbiamo assegnate a infrastrutture di questo tipo in un quadro di finanziamenti per la provincia di Teramo che ha segnato 840 milioni di euro.
L'infrastruttura viaria che consente a Teramo di prendere in braccio il mare, la cosiddetta Teramo Mare, noi abbiamo assegnato le risorse, ma perché avevamo e abbiamo l'idea che la provincia di Teramo è un traino anche per l'ingrandimento di Teramo, per l'ingrandimento dell'Abruzzo, per l'ingrandimento verso la macroregione adriatico-ionica. Noi abbiamo bisogno di dialogare con le Marche, di diventare parenti delle Marche. E si fa questo con le infrastrutture, ma anche rispondendo alla domanda di senso. Che cosa c'è a Teramo che connette significato, che esprime appartenenze, che dà luogo a collocazione? Questo doveva essere e questo deve essere il manicomio, come una ripresentazione dell'università nella città. Vedete, Luciano D'Amico è stato colui il quale intuì, anche con virtuosi amministratori, che il rapporto tra l'università e la città va completamente riconcepito. Non ci possono essere intervalli di vicinanza tra la città di Teramo e i luoghi dove si formano le eccellenze e il futuro. Per cui D'Amico prima pensò ad un mezzo di collegamento facile, giovanilmente motivante, e poi pensò in contemporanea a fare in modo che queste mura, ritrovate nella loro storia, potessero essere un luogo dove produrre cultura e dove fare in modo che elementi, pensieri, il progetto potessero trovare coccole, riguardo, atteggiamento di rispetto. La regione ha sbagliato completamente, ma perché si sbaglia? Io non credo che si sbaglia scientemente, si sbaglia perché non si capiscono quali sono i valori dei luoghi. Io non credo ad un diritto di sangue di chi ha avuto la fortuna di nascere qui o lì, ma se tu non lo conosci un luogo è chiaro che sballotti, è chiaro che fai il pendolo. Probabilmente adesso vorrebbero tornare indietro, vorrebbero rimediare, ma non si fa procedendo a zonzo. Qui servono 35 milioni di euro più tutto quello che la competenza tecnica rileverà come ulteriore bisogno, e la regione non può guardare dall'altra parte, non può fare stale olio, cioè è una questione della regione anche i pareri, fare in modo che ci sia una coerenza adeguata tra ciò che dovrà essere il rinvenimento di un cantiere che deve essere immediato e poi tutti coloro i quali dovranno convenire. Vedete, concludo, c'è un'immoralità. Una immoralità che è più grave di quella colpita dai carabinieri, quando i soldi vengono ghiacciati, sballottati e non generano cantieri perché perdono capacità realizzativa. Questa è la gravità. Se si fosse appaltato per tempo, con la dovuta assistenza che la regione deve prestare, che cosa esibisco io come controprova? Questa struttura e di proprietà nei documenti contabili della ASL. Mi arrivò una specie di pinguino che mi disse: ma sai, se non c'è la proprietà non si può procedere. Il pinguino voleva pescare nelle acque torbide, anche ruolo di rilievo tecnico. Io gli feci capire: guarda, scansati che ti salvi. Glielo spiegammo. Al pinguino spiegai che il diritto amministrativo, che è più complesso dell'urbanistica, prevede anche la disponibilità, la convenzione, il possesso, determinandone gli anni di funzionalità, tant'è che poi l'abbiamo risolto con la delusione di chi è abituato a creare problemi e a raccogliere risultati, perché le carpe, le trote, stanno nelle acque intorbidite. E allora vogliono alcuni funzionari, anche di alto, basso, altissimo rango, cercare di fare le cose difficili per cercare poi di pescare. Anche su questo vorrei fare un confronto. Andava risolto il problema a seguire, con questo stile, come abbiamo risolto il tema, ma che si fa della proprietà? Perché per sganciare la proprietà era un dramma, sganciare la proprietà dalla consistenza patrimoniale della regione. Ci abbiamo messo alcuni minuti a trovare la soluzione. Questo quando le cose si vogliono fare, quando invece si vuole balbettare perché si capisce che ci possono essere le convenienze a ritardare, a determinare una strumentalità magari per ragioni politiche, perché si vuole ostacolare un'amministrazione comunale di segno diverso.
Questa per me si chiama immoralità, lo dice anche il cardinale Martini. Allora, voi che avete una storia di pubblica opinione, se oggi in Consiglio regionale non ci fossero quelli che hanno consegnato collane e braccialetti a colpi di 3 e 5 mila euro cada uno per circa 70 milioni di euro, e ci fosse uno come Sergio Turone, ve lo ricordate voi, l'indimenticabile Sergio Turone, farebbe le pagelle degli immorali. E questa vicenda qui è una vicenda che viene pagellata come asinaggine e immoralità. Devono uscire i soldi interi che servono, altro che l'anticipo per fare come Lauro per poi ricattare. C'è un dato però: l'11 di marzo tornerà uno che vuole bene a Teramo e che aiuterà Teramo a riprendere il suo cammino, a partire dall'obiettivo del manicomio. Diamo una mano a Luciano D'Amico che ha dimostrato tutto quello che sa fare. Buon lavoro, grande fortuna a Teramo.